Te ne saresti andato senza far registrare la videocamera. Un genio. Devo prendere le mie ciabattine. Mi sento più al sicuro con esse ai piedi. La situazione frangia è ancora sconvolgente, purtroppo, meglio di così non posso fare. Da davanti è veramente tremenda, però se mi metto in questa posizione normalmente dovrebbe migliorare. Io direi di partire con un grande classico. Il primo sogno che vi racconterò riguarderà una grande categoria di sogni. Erotici. No, i sogni apocalittici o post-apocalittici. In questo caso è un sogno apocalittico. Che noia, bu. Perché? Apocalittico e subito dopo post-apocalittico. No, post-apocalittico no, perché dovrebbe essere finita l'apocalisse, quindi apocalittico. Nello specifico, zombie, ovviamente, che è la grandissima categoria, apocalisse zombie. Penso di sognare una settimana, almeno 3 notti le dedico a un buon sano sogno su un'apocalisse zombie. Gli altri quattro, tutto che fai sesso. Gli altri quattro invece sì, sono tutti sogni erotici o sogni erotici durante un'apocalisse zombie. Questo sogno lo feci mesi e mesi fa, però me lo ricordo perché mi ricordo che ve l'avevo detto un po' su Instagram, quindi in realtà chi se lo ricorda ha un mezzo spoiler, ma non me lo ricordavo manco io in realtà, quindi perché dovreste? Comunque, lo feci a maggio, quindi è quasi il suo anniversario, direi. Applauso, goliardico. Era maggio, non mi ero ancora operata al naso di conseguenza. Non avevo ancora neanche fatto nessuna visita, non sapevo niente di tutto ciò. Ho sognato che un giorno mi sono svegliata nel sogno, quindi in realtà era un sogno, cioè mi sono svegliata da un sogno che stavo facendo in sogno, quindi non era la realtà. Ho sognato di svegliarmi, di guardare il telefono e di trovare un'email di un chirurgo plastico che voleva rifarmi il naso gratis. In cambio di, non lo so, voleva fare un atto tipo caritatevole, non lo so, una roba del genere. Comunque non mi aveva chiesto niente in cambio, mi ha semplicemente detto: ho visto che su Instagram parli spesso che vuoi rifarti il naso, quindi io voglio farti un regalo e voglio rifarti il naso. Io, un po' dubbiosa dalla situazione, però mi sono detta: cioè, lo butti? Fai. Tu lo butteresti? Ah no. No. Male che vada, va male, male che vada, fai la secondaria. È E certo. lì te la paghi. Allora mi sono detta: vabbè, dai, va bene, dimmi quando, dimmi dove, quando, e io mi farò trovare lì. Allora, cosa è successo? Riusciamo a organizzarci, mia mamma non era molto d'accordo perché si è detta: a me va benissimo che ti vuoi rifare il naso, però cerchiamo qualcuno di affidabile. Però io non so, avevo visto delle sue foto online e ho detto: secondo me. Arriva il fatidico giorno, arrivo, fa per operarmi, nel mezzo dell'operazione succede che arriva un medico tutto incasinato, tutto spaventato, entra e scappa e io ero tipo: ma che cazzo, però l'aria zombie già l'avevo percepita, quindi mi sono detta: eh no, mo, almeno chiudimi, cioè non mi importa come mi chiudi, però chiudimi. Lui ha preso e se n'è andato, mi sono alzata e mi sono resa conto che mi stava iniziando a incidere dietro. Ah, perché voleva rubarmi gli organi, cioè i reni. Due, tre, quanti? Due, uno, parti da uno e poi vedi, decidi. Da uno a? Da 1 a. Mi stai. Cioè, io vorrei fare una battuta dicendo da 1 a 10, però poi tu penseresti che non so quanti sono i reni. Perché sì. 3. Mi stava incidendo per rubarmi i reni, quindi appena visto, probabilmente a quel punto o eravamo in un ospedale totalmente illegale o avevamo rubato una sala operatoria in un ospedale legale. Comunque la situazione era una situazione di merda, il tizio ha preso e se n'è andato. Allora io cosa decido di fare? Di prendere delle cose al volo così dalla sala operatoria e scappare, solo che c'avevo mezzo taglio sul fianco, mezzo naso, mezzo operato. Non ti ho sentito. Smetti di dare dei fantasmi davanti alla faccia. Nel frattempo mi rendo conto che in realtà fuori la situazione da noi non era ancora così grave. Guardo su Instagram, giustamente, col fianco aperto, Che il palle. naso mezzo operato, un po' di oggetti, di utensili da operazione, non so come cazzo li chiami, poi gli attrezzi medici in spalla. Cosa faccio? Vado su Instagram, giustamente. Nel mezzo dell'apocalisse zombie io vado su Instagram e noto che ci stanno i profili tutti impanicati che dicevano stavano morendo, che gli era morta la famiglia, perché ci stavano gli zombie. Allora io ho detto: ma che cazzo? Mi sono messa a fare un post su Instagram dicendo che io ancora prendevo internet, tipo io sono leggenda che stava con la radiolina e volevo dire a tutti di trovarsi in un determinato punto per arrivarci insieme. Alla fine mi sono ricucita il naso da sola, è venuto benissimo. Meglio. La ferita dietro penso di essermene dimenticata durante il sogno, quindi si sarà rigenerata. Sei morta. No, non sono morta. Spessissimo sogno di piangere durante l'apocalisse zombie. Questo sogno do un 7 meno. Perché 7 meno? Perché 7 meno ti fa sciumare la Dai! cogliona. Perché 7 meno? Perché 7 meno ti fa Dai! sciumare la cogliona. Dimmi i pro e i contro. Dai, vieni, vieni. Devo rimanere anonimo. Mi è piaciuto il fatto degli zombie. Mi metti la voce quella da pentito? No. Dai. Dai, ti prego. Almeno per questa frase. Almeno per questa Va frase. bene. Solo per questa frase. Sì.
Lo Stato mi sta censurando. Dai, no, baby. Dai, te prego. Però di qualcosa di Lo sensato. Stato mi sta censurando. No. I pro sono il chirurgo molto ben caratterizzato come personaggio, mi è piaciuto. Sì, l'ambientazione mi è piaciuta. La tua sopravvivenza con l'autorigenerazione. I contro sono molto semplici. Sono che effettivamente non c'è stato un contatto zombie elevato. Non c'è un E che non sono finale. morta. Ma non ho mai finale ai miei E sogni. Tu mi allora. svegli sempre prima per rompermi i coglioni. E allora avrai per sempre 7 meno. Vi racconto il secondo sogno. Questo fa parte di un altro gruppo di sogni che faccio più o meno spesso. Questo io lo sento di più come un incubo. Allora, io arrivo a scuola, è una di quelle scuole per ricchi, e quindi io non so come ci sono entrata, onestamente. Tipo, penso con una borsa di studio, non lo so. E quindi tutti questi avevano un computer, io no, e mi prendevano per il culo. Nel corso del tempo, poi sono riuscita a comprarmelo. Finalmente riesco a seguire le lezioni. In questo momento tutto bello e fighissimo, anche se il mood è un po' ansioso. Finisce la lezione, io esco, tutti mi investono nel corridoio e qua inizi nel mio cervello è tu 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 pum pum. Io riesco a uscire dalla scuola, ma poi mi rendo conto di essermi dimenticata in classe il mio computer. Testa di cazzo, ci ho messo 1000 anni a risparmiare i soldi, a lavorare mattina e sera per prendermi il computer, lo compro, primo giorno lo smollo lì. Corro in classe in ansia, guardo il mio computer, c'era tutta l'aula in fiamme. E io mi ricordo che quando sono rientrata mi sono sentita come se nella mia scuola fossero tutti vampiri e io no. Mi sento come se tutti mi stessero prendendo per il culo. Tutti mi guardano con tutta la classe tipo mezza in fiamme, distrutta. Con lì il mio computer distrutto. Stava andato fuoco a delle cose ed era rimasti lì a distruggere il mio computer, a guardarmi e ridere. E io questo sogno lo faccio spessissimo, vi do un pezzo bonus. Oddio, un DLC. È un sogno simile, in cui vi racconterò solo la parte finale. Io sogno spessissimo di arrivare in classe e di avere una discussione con le altre persone. Tutte le persone, qualsiasi cosa io dica, che sia oggettivamente giusta, oggettivamente sbagliata, queste persone mi danno contro, mi insultano, mi danno della troia. Una volta ho sognato questa situazione qui e arriva PewDiePie, che non so perché è mio amico, arriva nella mia scuola, nella mia classe, mentre tutti mi insultano, non so per quale motivo, solo che le persone che mi stavano insultando sono fan di PewDiePie, ma tipo che era tipo il belloccio, no, del liceo, come se lui fosse tipo il ragazzetto a cui tutte le ragazze corrono dietro. Non so perché sogno spessissimo di ritrovarmi in un contesto scolastico con tutti che mi insultano. Terzo sogno. Aspetta, oh. Ah, vuoi darmi... dai, dammi il tuo voto. Salve, sono di nuovo qui. Sono qui per votare il sogno. Ha un titolo? Il computer perduto. Però non mi hai chiesto il titolo di quello prima. Come si chiama quello prima? Lo sto creando. Chirurgia zombie. No. Dai, chirurgia zombie, No! bene. Il sogno, il computer perduto. Il No, computer zombie perduto. plastica. Zombie plastica. Il sogno, il computer perduto, mi è piaciuto più dell'altro in realtà. Do un 7,5. Perché ha un senso di no sense totale. L'ha aiutato un po' il finale deviato, che però non c'entra niente. Vabbè, comunque, gli do un 7,5. Mi è piaciuto il character design dei personaggi, no? Bene, comunque i difetti potrebbero essere, anche qui non c'è un finale, solo quello, in realtà è un po' scialbo di trama. Sì, un po' sciapo. Adesso vi racconterò il sogno un po' hot e un po' cringe. Questo sogno deriva anche un po' da un desiderio. Io se avessi un superpotere a scelta, non sceglierei questo superpotere, ma se me lo dessero, sarei felice. È uno dei miei top 3 superpoteri. Cioè quello di diventare, di poter assomigliare a qualsiasi cosa io voglia. È uno dei miei buoni desideri. E una cosa che farebbe troppo ridere, secondo me, è se tipo io un giorno mi svegliassi, mi guardassi allo specchio e sono Selena Gomez. E Selena Gomez, dall'altra parte del mondo si sveglia, si guarda allo specchio ed è Michel Puttini. Quanto farebbe ridere? Immagina Zac Efron si sveglia ed è Matteo Picarazzi. Beata me. Quindi il mio sogno numero 3 inizia con io che mi sveglio e sono Billie Eilish. Lei pure si sveglia ed è me, solo che io mi sveglio e divento Billie Eilish. So chi è Billie Eilish. Lei si sveglia e diventa Michel Puttini, non sa chi sia Michel Puttini. Però cosa faccio? Mi sveglio e cerco di contattarla in un qualche modo. Nella mia testa contattarla su Instagram ha funzionato. Beh, ovviamente poi ci incontriamo per poter Solo che mentre che ci organizziamo torniamo a essere l'una l'altra, con però dei difetti genetici, non so. Tipo che a me era rimasta mezza ciocca in un modo, mezzo corpo in un modo, eravamo un po' mischiate. Alla fine ci riusciamo a incontrare, cosa succede? Qui arriva il punto hot. Cosa succede? Lei è come se tipo avesse un'infatuazione.
per me. Lei cercava tipo di darmi la mano in maniera strana e cose, solo che è troppo piccola per me. In realtà poi raccontandolo questo sogno non era così hot. Però ne ho di sogni hot. Però non so se avrei il coraggio di raccontarli. E niente, quindi come giudichi questo sogno? Questo sogno in realtà mi è piaciuto. Da un 8 addirittura. Ma perché? Ma tu hai dei gusti di merda. Mi è piaciuto molto la fantascienza. Poi devo dire che la componente saffica fa sempre il suo effetto. Il bacio è stato incredibile. Ditemi, cosa stai facendo alle luci? Ditemi anche voi che voti mi date ai sogni. Io onestamente sono totalmente in disaccordo con Matteo, perché io sarei totalmente al contrario. Secondo me il mio preferito è quello degli zombie. Quindi io direi zombie 9 su 10. Scuola non mi è piaciuto per niente, direi 4 su 10. Billie Eilish è stato veramente, è stato molto bello a livello di feels. In quel frangente non mi sono sentita molto a mio agio, no. Hai stupato?